Giulio Velasco è il nuovo commissario tecnico della nazionale femminile di volley italiana. Dopo settimane di voci, la Federazione Italiana Pallavolo ha ufficializzato che Giulio Velasco sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale femminile di volley, subentrando a Davide Mazzanti. Il tecnico argentino, attualmente alla guida di Busto Arsizio, assumerà l'incarico a tempo pieno a partire dal 1° gennaio. Giuseppe Manfredi, presidente federale, ha dichiarato: "Siamo molto contenti che Giulio abbia accettato la nostra proposta. Affidare la nazionale femminile a un tecnico del suo calibro è in questo momento la scelta migliore. Siamo convinti che questo nuovo percorso porterà un contributo importante alla causa azzurra." Nato alla Plata nel 1952, Velasco ha iniziato la sua carriera da allenatore in Argentina, prima di approdare in Italia nel 1983. Durante il suo mandato sulla panchina della nazionale maschile italiana ha ottenuto notevoli successi, tra cui l'argento olimpico ad Atlanta del 96 e numerosi titoli europei, mondiali e vittorie nella World League. La sua carriera ha poi proseguito con incarichi in diverse nazionali e club, con l'attuale esperienza a Busto Arsizio. Il 21 novembre sarà presentato ufficialmente a Milano. Il comunicato della federazione afferma che l'incarico di Velasco partirà dal 1° gennaio, sottolineando l'inizio di una nuova avventura per il rinomato allenatore.